Quando Gesù fu sul punto di morire, gridò: Eli, Eli, lema sabachthani, che tradotto è: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste sono le parole del Salmo 21-22 di Davide, che comincia in questo modo: Al maestro del coro sull'aria, cerva dell'aurora. Salmo di Davide. E poi continua: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Ora, mentre il grido di Gesù poteva sembrare proprio un grido di sconforto, era invece proprio l'allusione al Salmo 21-22, che è tutta un'allusione. Infatti, a cominciare dal primo rigo, sull'aria cerva dell'aurora. Questo cerva proprio allude a un monte che si chiama Cervati. Andiamo in cerca del monte Cervati proprio usando Google e facendolo venire qui proprio. Impostiamo una ricerca sul Monte Cervati. Eccolo. Ingrandiamo per andare a vedere dove è Felitto. Qui sul Monte Cervati nasce il fiume Calore. E qui c'è Felitto. Lo ingrandiamo. Ecco, questo è il fiume Calore che gira tutto intorno a Felitto. E il fiume Calore, in un certo senso, dice con la parola Ca Lore. Bisogna solo Felitto. integrare il giorno in cui nasce. Qui ha ferito Qualcosa di importante. una splendida aurora boreale per riandare al cerva dell'aurora. Ecco, infatti, come avete visto, in cerva dell'aurora sono proprio indicati qui due elementi. Uno che caratterizza il luogo, là dove c'è il fiume Cervati, e il giorno di una spettacolosa aurora boreale. Ora, questo testo italiano va riferito a questa aurora boreale del 25 gennaio 1938, di cui vedete uno straccio del Corriere della Sera, una luminosa aurora boreale nel cielo dell'Europa. Fu vista in Europa, in Africa e in America, per un fenomeno che accadde a 35 km di altezza. Ebbene, andiamo ora a vedere i segni che ci sono, appunto i simboli che sono richiamati nel grido di Gesù, perché quando Gesù gridò quello, alluse in tutti i modi possibili, non solo al Salmo, che appunto si riferisce sia al Monte Cervati sia all'aurora, ma al Felitto, perché Felitto è il fi di Eli, e quell'Eli, Eli, lema sabachthani, cui si rivolge Gesù quando grida in ebraico, in aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli è proprio nello spirito fi di Eli, a Felitto, dove c'è un io con due croci, perché Felitto indica sia l'eletto nello spirito, sia il trafitto e indica il luogo
da cui c'è stato il trasferimento dall'Egitto a Felitto di quello che in Egitto rimandava un ego romano, io italiano, già con due croci dentro, quella di Dio e quella del popolo. Ma da Egitto l'ego si sposta nella fi di Elì, sempre contenuta in un io italiano con due croci dentro. Ma ecco, potete vedere tutte le allusioni che ci sono, sia riferite all'aramaico, sia riferite al testo italiano. Prendiamo in considerazione il testo italiano, che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, se siete attenti, dice: Dio mio, perché mi hai abba nuovo donato? Perché in abbandonato c'è Abba, che è il padre di Gesù, en donato, c'è un nuovo dono di vita dato a Gesù, che lo palesa nel modo, nel momento in cui sta per morire, e dice: Dio mio, perché mi hai donato un nuovo padre? Poi continua in italiano, e anche l'italiano è allusivo, perché dice: tu sei lontano dalla mia salvezza, ma va letto: tu sei lontano della mia salvezza. Laddove lontano è un albero europeo che in tempo di Medioevo era giudicato addirittura un albero demoniaco, perché quando si tagliano i rami sembra che esca del sangue. Ebbene, tu sei lontano della mia salvezza, laddove l'albero è l'al, Dio, bi, ossia duplice, di padi e lì, ro, in un romano. Sono le parole del mio lamento. Ecco, l'ultima frase di questo primo versetto dice: lamento, l'ultima parola, lamento delle, ossia delle cose che succedono, sono mio paro, sono mio padre romano, in cui parola allude sia alla parusia di Gesù, sia allo spirito paraclito che doveva venire. Quindi il grido di Gesù si traduce: Dio mio, perché mi hai donato un nuovo padre? Tu sei lontano della mia salvezza, lamento di questa mia salvezza, e sono mio padre romano, nella mia parusia e nello Spirito Santo paraclito in cui sarei tornato e che avrei mandato. Anche l'aramaico allude a che cosa? Al baratto fatto da due mamme. Una è la mamma di Gesù, Maria Santissima, e l'altra è Baratta Mariannina, la mamma di Romano, che sono messe in sintesi, Baratta e Maria, proprio in Mia Madre, come quel Tamar che è la madre della mano che compare in Genesi 38, laddove Romano nasce nel gennaio del 38. Ecco, che cosa è alluso nel grido in aramaico? Elì, le ma sabachthani. Le prime due parole e l'ultima sillaba sono Elì, Enni, Nazareno Gesù. Le mamme sanno fare il baratto, le ma sa bacta, però è un baratto occulto, perché il romano Amodeo nel cuore di mamma Baratta è tolto via, e mentre Baratta è un baratto espresso in italiano con due T,
riferito a un romano, il baratto diventa un baractum, baractum, e quindi baractare, e lì le ma sa bactani, perché il ra nel cuore di mamma baratta non deve essere fatto vedere. Ora ci sono altri segni che dobbiamo considerare, appunto quello dell'albero, dell'ontano. Gli ontano sono di origine europea. Questi alberi prediligono i terreni umidi. Gli ontani sono alti da 18 a 26 metri ed hanno un tronco diritto regolare, ramoso. Raggiungono il secolo di vita. Le infruttescenze assomigliano a piccoli coni. Questi coni sono alati per galleggiare sull'acqua. Gli ontani crescono rapidamente. Il legno giallastro assume al taglio una colorazione rosso mattone e sanguigna. Poco resistente all'aria, diventa indistruttibile se conficcati nell'acqua o in zone paludose. Curiosità, si vuole che siano di ontano i piloni che reggono le strutture di Venezia. La corteccia dei rami viene usata come febbrifugo. Le foglie, se poste sopra i punti dolenti, alleviano i dolori reumatici. Un tempo i rami venivano appesi nelle stalle o nei pollai per attirare e catturare le mosche e altri insetti fastidiosi che vi restavano appiccicati. Nel Medioevo si diffuse la credenza che lo spirito del male viveva nell'ontano. Per questo il suo legno diventa color del sangue appena tagliato. Le foglie dell'ontano, nero, cadono in autunno quasi senza cambiare colore. Ecco, visto questo lontano dalla mia salvezza, ecco alcune viste di in basso la casa di Felitto in cui c'è questa nascita. È di rimpetto a una roccia su cui sorge una grande chiesa a Maria Assunta. La potete vedere meglio in questa altra fotografia in cui potete vedere la casa, la porta in cui è nato Romano e nel portone, nel soffitto del portone, un affresco indicante un re coronato con una croce stampata nel volto al posto degli occhi e del naso. E questo è il segno di che cosa accade in quella casa natale, in quella via che si chiama Pomerio. Il Pomerio è una via sacra al dio romano, perché fu quel solco che Romolo tracciò e, essendo sacro, essendo stato scavalcato dal gemello Remo, per la tradizione, fu ucciso per l'affronto di avere scavalcato. Ecco, quando questo solco che cinge tutte le mura assume la lunghezza di 144 cubiti a misura d'uomo o di angelo, siamo nel pieno dell'Apocalisse e indica proprio le mura della città celeste, la Nuova Gerusalemme, ma 144 è proprio il contenuto numerico del primo nome romano e del secondo nome Antonio. Il primo vale 66, come tutti coloro che uscirono dal sangue di Israele e entrarono in Egitto, mentre Antonio è 78, il triplo esatto di quello che è il valore cabalistico di Yahweh in ebraico.